Signore e signori, buongiorno dal vostro Giuseppe. Oggi abbiamo in mente di fare un altro video tutorial. Questa è la mia Alfa Romeo Duetto 1006 e praticamente questa macchina manca dell'autoradio. C'è una predisposizione, ci sono dei vecchi fili passati, ma qua è tutto un casino, io ho già smontato, ho già guardato, è tutto un casino, quindi adesso noi praticamente andiamo a ripristinare i jack, che poi saranno dei jack universali per tutte le autoradio. E quindi se un domani io voglio cambiare l'autoradio non c'è più bisogno che vada a toccare i fili, ma basta sganciare questi due e io ho fatto. E andiamo a ripristinare questo e andiamo a sistemare un pochettino quello che è il suo impianto originale, che essendo una macchina di 32 anni era un pochettino incasinato, è un pochettino messo così alla rinfusa in mano. E si avvicina la telecamera, guardiamo. Come potete vedere in questo momento, ecco, vede, io già ho smontato tutto, vedete, tutto smontato, e sono riuscito anche qua le casse, sono riuscito a smontare e sono riuscito ad individuare i fili originali, delle casse, che sono questi qua, sono grigio e azzurro, più sono riuscito ad individuare il positivo e il negativo. E questo qua è uno dei miei jack già comprati per un costo di 5 euro, praticamente qui il rosso e il giallo vanno sul rosso, sul positivo, e il nero va sul nero, sul negativo. Praticamente il rosso e il giallo sono quelli che, il rosso è il positivo che accenderà l'autoradio e tutto, il giallo è la memoria, perché poi ovviamente noi andremo a sintonizzare dei canali dell'autoradio, andremo a sintonizzare dei bassi, degli alti, anche se questa macchina monta due cassettine da 13, però quello che andiamo a sintonizzare un po', per rimanere in memoria, abbiamo il giallo, che questo praticamente è il filo della memoria, praticamente questo filo qua dà sempre una leggera alimentazione all'autoradio. Abbiamo quindi già sistemato i due fili, adesso quello che stiamo facendo iniziare, cioè stiamo cercando di raggruppare i fili, di metterli il più uniti possibile. Infatti ho qui, ecco qui, qui c'è una fascetta, già comincio a chiudere questi qua. Questi due fili qui sono uno arancione e uno blu, io li ho isolati perché questi due fili servono, allora l'arancione serve per la retroilluminazione dell'autoradio, quello che si chiama, quella funzione si chiama dimmer, e questa è una cosa che serve di più nelle macchine moderne, a secondo luce, giorno, cambiano da sole l'illuminazione del quadro e questa funzione non ce l'ha. Quindi questo filo è inutile per noi e quindi lo vado a isolare. Questo filo azzurro invece è il filo nel caso in cui io dovessi montare un amplificatore. Questo qui è il remote, va a alimentare, va ad accendere l'alimentatore, l'amplificatore insieme all'autoradio. E anche questo a me non serve perché io non ho un amplificatore. Quindi anche questo è stato isolato. Come vedete io adesso sto cercando di sistemare e di chiudere con delle fascette il più puliti possibile questi fili, e per fare un lavoro il più sistemato possibile. Premetto che onestamente quando ho aperto era in condizioni da paura, perché dentro erano fili buttati alla rinfusa e c'era il positivo scoperto che ha fatto una bella scintillina appena acceso, però stiamo noi pulendo tutto, sistemando tutto e rendendo il tutto adesso con i fili tutti isolati e ben visto. Beh, diciamo che con questa fascetta che vado a mettere adesso in questo momento, la parte dell'alimentazione è già pronta. Adesso praticamente andiamo a collegare la seconda fase, che è la parte dell'amplificazione, cioè le quattro casse. Per quello ci sarà un altro cavetto che è qua. Vado subito a fare la spiegazione veloce. Questi sono dei cavetti universali che li vendono, che in tutte le macchine già si trovano in dotazione praticamente, già c'è, quindi tu quando arrivi, metti questi due jack che sono quelli dell'autoradio e hai fatto. In questa macchina non c'era niente, quindi io sto ripristinando un impianto per fare una cosa pulita. Una piccola dritta per chi non avesse mai fatto queste cose: quando voi vedete questi fili qua, questi sono i fili dei quattro altoparlanti, perché tutte le autoradio hanno quattro vie. Attenzione, perché i due esterni
sono gli altoparlanti posteriori, i due interni sono gli altoparlanti anteriori. Quindi adesso andrò ad isolare questi qua e andrò ad utilizzare questi qua del centro, il bianco e il grigio, che sono gli altoparlanti anteriori. Allora, a questo punto abbiamo già sistemato tutto il cablaggio per quanto riguarda sia la parte elettrica, la parte dell'alimentazione, sia per quanto riguarda la parte della diffusione, cioè delle casse. Tutto cablato sistemato. Adesso praticamente vi faccio vedere che tutto si riduce a due piccole matassine semplici e ordinate, dove andremo ad attaccare la matassa principale, che è quella praticamente poi che va all'autoradio. Fatto questo, adesso io passo alla parte meccanica, cioè vado a montare la piastrina, la plancia e monto i due altoparlanti. Dopo di ciò, prima di chiudere tutto, faremo una prova se funziona. Se funziona, faccio vedere dal mio telefono, faccio vedere qui praticamente, ecco, come vedete, uno e due matassine belle pulite, sistemate, tranquille. E adesso noi andiamo a montare il resto. Abbiamo praticamente montato le casse, quello che la macchina ci dava a predisposizione, che sono purtroppo due piccole casse da 13. E una è sotto lì, una è sotto qui. Le abbiamo messe dentro, avvitate con il loro copri cassa, bellissimo, originale Alfa Romeo. E abbiamo messo il filo positivo e il filo negativo. Adesso noi andiamo a quello che abbiamo preparato, praticamente abbiamo già preparato, sistemato tutta la cavetteria, tutta la fase elettrica, e questi sono i cavetti che andranno ad collegarsi sull'autoradio. Vedete qua, abbiamo questo è per le casse, e questo qui con i colori giallo, rosso è per l'alimentazione. Non potete sbagliare perché hanno un senso di inserimento e hanno due colori differenti, quindi questo qua lo andremo a collegare con questo. Vedete i colori giallo, blu, verde, giallo, blu, giallo, blu, arancione, rosso, nero, vedete? Questo è il collegamento, tac, ed è fatto. E questo qua, anche questo, vedete, i colori sono uguali, viola, grigio, verde e bianco, viola, grigio, verde e bianco, anche questo hanno un senso di montaggio, e tac, montato. A questo punto noi facciamo una cosa adesso, prima di inserire l'autoradio andiamo a fare il collegamento elettrico volante e vediamo se l'autoradio funziona. Se l'autoradio funziona, andremo a inserire praticamente, metteremo bene i fili e inseriremo l'autoradio nella nostra plancia. La plancia è stata montata prima adeguatamente, praticamente la plancia che fornisce, questo è un autoradio Alpine, perché io monto soltanto Alpine, perché secondo me sono le migliori autoradio, e fornisce la plancia è stata inserita qua e si piegano delle linguette per praticamente fermare, fissare, con un giravite potete piegare le linguette. Come vedete la plancia è bella fissa. Adesso andiamo a vedere, mettiamo il fontanino e vediamo se l'autoradio si accende. Sì, l'autoradio si accende. Ovviamente, essendo che l'illuminazione della macchina è verde, col verde quando la sera accende le luci, io rigorosamente ho comprato un autoradio che aveva l'illuminazione verde per fare pan down con tutto il resto. Molti diranno non è un autoradio originale, non è un autoradio dei tempi, però dai, andare a montare quelle radio vecchie che poi non suonano e non c'è nessun piacere. Provo subito con un cavetto USB preso in prestito dalla mia 500. E così vediamo subito se suona USB. Vediamo se parte, funziona. È anche discreto il suono, poi è tutto da regolare. Ok, ho creato solo degli altoparlanti piccolini, quindi adesso poi io mi andrò a regolare i bassi e tutto, perché non possiamo mettere dei bassi troppo forti, se no si sfondano le casse, sono piccoline, però funziona perfettamente, suona, ha anche un bel suono, perché praticamente le casse armoniche sono ricavate dentro una carrozzeria
e vengono praticamente a fargli da cassa anche qui sopra sul cruscotto, e quindi questo fa sì che anche se è una piccola altoparlante da 13 riesce ad avere lo stesso un'ottima stereofonia. E adesso io vado a sistemarmi i fili, praticamente vado a sganciare l'autoradio un attimo, vado a sistemare il cablaggio dei fili all'interno, lo metto in maniera pulita e ordinata. Ecco, qui c'è, fortunatamente c'è anche abbastanza spazio, e adesso andiamo a prima mettere la corrente, e a questo punto andiamo a collegare il nostro filo per l'antenna. Allora, una cosa molto carina di questa macchina che essendo queste delle Spider, sono delle macchine di stile, sono delle macchine praticamente affusolate, armoniche come macchina, quindi un'antenna andrebbe a involgarire la carrozzeria della macchina. L'antenna qui è ricavata sul vetro, sul parabrezza davanti. Questo filo qui è il filo che arriva, e questo filo, questa serpentina che voi vedete qui, praticamente questa serpentina qua, il filo che passa, è l'antenna dell'autoradio. Ok, adesso a questo punto abbiamo inserito correttamente i nostri cavetti, e quindi a questo punto andremo a, i cavetti sono messi in maniera ordinata e pulita all'interno dell'autoradio, a questo punto andiamo a inserire la nostra autoradio dentro il suo alloggio. Tac! Avete sentito, ha fatto tac, quindi significa che si è inserita correttamente. Adesso con molta accuratezza vado a montare la mia cornicetta dell'autoradio. Anche questa è una... ecco qua. Ce l'ha fatta. Perfetto. Ok. E a questo punto vado a reinserire il mio frontale. Signori, bellissima, autoradio, fantastica. Adesso noi la andiamo a disco, SB radio, AUX, la radio. Adesso noi con calma andremo poi a selezionare i canali, tutto quello che importa. Tutto sommato, anche se ci sono soltanto due piccoli altoparlanti da 13, sono altamente soddisfatto del risultato. Non, io sono abituato ad altri impianti, perché io sono un appassionato di impianti stereo, quindi nelle 500 degli impianti paurosi, però qui volevo mantenere una cosa, fare una cosa molto seria, tranquilla, pulita, e ho preferito lasciarla così con un'autoradio normale e due cassetti normali. Questa è una macchina dove devi sentire il vento alla fine della fiera, il motore alfa e il vento tra i capelli, che io non ho più. Signori, è stato anche questa volta un piacere fare questo tutorial per voi, spero vi sia d'aiuto, e un saluto da vostro Giuseppe, e alla prossima, ciao!